Oggi vi farò vedere il sistema, il metodo per posizionare il famoso Luminous Byte, per posizionarlo sul finale. Luminous Byte è realizzato in tre misure, 4, 5 e 6 cm e nella versione in tre colori, verde, arancione e blu. Si tratta di un particolare accessorio che ha un alto potere attirante per i pesci. Viene posizionato sul finale, subito nei pressi dell'amo, e grazie alla perlina luminosa, fosforescente, e ai due baffetti, anch'essi fosforescenti, attira i pesci nei pressi del boccone e le eccita a mangiare l'esca. Vediamo il sistema per il posizionamento del Luminous Byte sul nostro finale. Una volta tolti i Luminous Byte dalla confezione, si effettua questa semplice operazione. Dalla parte esterna vi è un tubicino che noi scalderemo con un accendino e appoggeremo all'accendino stesso. Questo serve per ridurre il foro d'entrata nella parte superiore. Operazione semplicissima, veloce, basta un minimo di e ribadirlo con l'acciaio dell'accendino. Lo effettuiamo su tutti i Luminous Byte che vogliamo montare. Basta avvicinarsi la fiamma e scaldare poco il tubicino e ribadirlo sul metallo dell'accendino, che raffredda la plastica scaldata. Una volta effettuata questa operazione, inizieremo col costruire il finale su cui viene posizionato il Luminous Byte. In questo caso io vi faccio un esempio di finale, che è uno 0,23 del Fantasm, un fluorocarbo utilizzato per fare un po' tutte le pesche, soprattutto dalla barca. Taglio un pezzo di filo dello 0,23 e il Luminous Byte, siccome va fermato lungo il finale, allora a questo punto ne approfittiamo per realizzare un rinforzo sul finale che ci farà sicuramente prendere pesci quali tanute e pesci che tagliano, che sono provvisti di denti. Quindi questo rinforzo, oltre a fermare il Luminous Byte all'altezza desiderata, rinforza l'ultimo tratto del finale. Prendo uno spezzone di filo, in questo caso dello 0,30, e quindi collego lo 0,23 allo 0,30 e le collego col nodo denominato nodo di sangue laterale. Nodo conosciutissimo alla gran parte dei pescatori, è visibile su qualsiasi sito internet o rivista. Vedete, nodo di sangue laterale è quello che si utilizza maggiormente per la congiunzione di due spezzoni di filo. Una volta fissato lo 0,30 allo 0,23, con un taglierino porto via le parti in eccesso e mi rimane il nodo. A questo punto introduco il Luminous Byte sul finale. Vi è praticamente un tubicino di plastica passante, come vedete. Il filo viene inserito nel tubicino passante e il nodo, in questo caso, farà da fermo. Il Luminous Byte più di così non scorrerà. Perché il Luminous Byte non scorra lungo il finale, si impiega uno stopper che è caratterizzato da palline di caucciù. In questo caso utilizzo il TB 3005 della misura SSS. Provvisto di asola,
introduco il nylon, faccio scorrere lo stopper che poi scorrerò sino a portarlo a battuta con Luminous Bite. Per questo noi all'inizio abbiamo scaldato e ridotto l'entrata proprio per fermare che lo, proprio perché lo stopper fermi il Luminous Bite, altrimenti entrerebbe nel foro interno. Prima di introdurre lo stopper, spesso lo faccio anch'io, introduco una o due perline fosforescenti, come vedremo dopo, e poi dopo posiziono lo stopper subito a ridosso del Luminous Bite. In questo caso mi trovo sulla parte sinistra lo 0,23 e sulla parte destra lo 0,30. Sullo 0,30 collocherò l'amo, andrò a effettuare la legatura dell'amo, tenendo presente che i baffetti del Luminous Bite rimangano circa 2 cm sopra la legatura dell'amo. 2 cm proprio perché i pesci così non ci vanno a tagliare i due baffetti attiranti dell'accessorio. Adesso vado a effettuare la legatura dell'amo. Posiziono il filo nella parte interna dell'amo. È un particolare questo che tengo a precisare, perché tutte le legature degli ami devono essere eseguite facendo fuori uscire il nylon nella parte interna della paletta e non esterna. Interna l'amo tende ad entrare, esterna tende a forzare verso l'esterno e quindi si ha facilmente delle slamature. Taglio la parte in eccesso e ho montato il Luminous Bite su un finale provvisto di rinforzo. Diciamo, il rinforzo viene in parte nascosto dai due baffetti del Luminous Bite. A questo punto effettuo un altro tipo di operazione che conviene comunque effettuare, ossia quello di incollare saldamente i due baffetti alla sfera fosforescente, perché il Luminous Bite è fissato con un filo di nylon sottilissimo. Durante la boccata dei pesci può darsi che tirando questo si divida i due baffetti dalla perlina. Per ovviare appunto a questo inconveniente, io preferisco aggiungere una o due goccioline di colla in modo che tutto rimanga saldo. Operazione semplicissima, ci serviremo sempre di una tavoletta per l'incollaggio. Posizioniamo il finale con Luminous Bite a circa metà. Alcune gocce di Top Fishing Glue. E poi porteremo un po' di collante proprio sulla legatura e sull'attaccatura dei due baffetti con la perlina. Essicchiamo il tutto con l'attivatore e il nostro finale con Luminous Bite è pronto. In questo caso, avendo collocato il Luminous Bite sul finale e il finale quindi provvisto anche di rinforzo, per posizionare tutto il finale sul trave dobbiamo fare l'operazione opposta che facciamo normalmente, ossia normalmente noi esercitiamo un nodo a tre giri, lo stringiamo, collochiamo la perlina e incolliamo, dopodiché infiliamo all'interno della perlina forata a 4, nel foro laterale della perlina forata a 4, e poi di conseguenza andremo a legare l'amo. In questo caso noi dobbiamo fare l'operazione inversa. Prima costruiamo il finale con Luminous Bite,
Dopodiché prendiamo il nostro trave, infiliamo il finale nella perlina forata a 4, introduciamo una perlina nel finale, la lasciamo scorrere sino alla battuta sulla perlina forata a 4. Dopodiché facciamo la distanza che ci occorre, 40 cm ammettiamo. Teniamo fermo le due dita sul 40 cm, effettuiamo il nodo semplice a 3 giri, lo tiriamo, taglieremo la parte in eccesso, dopodiché spingeremo la nostra perlina a ridosso al nodo, che poi collocheremo nel telaietto sempre in maniera orizzontale. Un goccio di Top Fishing Glue. E una spruzzata di attivatore. È già secco e vedrete la nostra lenza posizionata con il finale armato con Luminous Bite e provvisto di rinforzo. In questo caso su questo disco di Eva io ho posizionato dei finali che sono armati con l'attacco intercambiabile, l'attacco Vertigo 0. Vedete, c'è il Luminous Bite, il rinforzo, una o due perline fosforescenti che metto in aggiunta e l'attacco Vertigo 0 con la sua perlina incollata dietro. Se noi volessimo realizzare dei finali intercambiabili, utilizzeremo questo tipo di attacco, che ormai è conosciuto dalla gran parte dei pescatori, semplice da innestare sul trave, con una semplice operazione di innesto. Il finale, vedete, gira in entrambe le direzioni, è semplice da toglierlo, basta ruotarlo. Io ho realizzato queste tacche sul disco di Eva, che sono tacche che si realizzano con l'utilizzo di un taglierino, e ho creato lo spazio per posizionare l'attacco Vertigo 0. In questo caso qui ho un taglio orizzontale e qui ho la sede dove collocare l'attacco. Vedete, in questo modo inserisco il filo nel taglio, l'attacco va a incastrarsi nella sede che ho creato, giro il finale sul disco Eva e posiziono l'amo nella parte opposta dei tagli. Chiaramente, se realizziamo i finali tutti della stessa misura, il primo amo da togliere è quello esterno, quello che si trova in avanti. Un'operazione semplicissima e in un attimo ci troviamo il finale in mano, pronto ad essere collocato sul trave. Qui ci troviamo in mano ora una lenza destinata alla pesca a bolentino, una pesca a fondo a bolentino, a tanute, prai, saraghi. Una lenza con braccioli da 50-60 cm, quindi finali abbastanza lunghi, e vediamo come si posiziona correttamente ora la lenza su un disco di Eva. Innanzitutto, questa è la parte dove viene attaccato il piombo una volta in pesca. In questo caso invece noi il piombo lo collocheremo dall'estremità e quindi nella parte finale dove verrà agganciata al trave del mulinello la lenza. Posizioniamo il piombo in questa asola, dopodiché la lenza va stesa perché l'operazione richiede che la lenza sia in tensione. Ora, per praticità, la stendo qua davanti e mi troverò in mano la parte terminale. Questo è l'amo che va sotto la lenza, quindi qua ci viene attaccato il piombo una volta in pesca.
prendo e posiziono l'amo nel laterale al disco di Eva. Ora posso ruotarlo senza tenere in tensione, in quanto è il primo bracciolo. Dopodiché arrivo al primo attacco e la lenza a questo punto la tengo in tensione. Prendo il secondo finale e, tenendo in tensione sia il trave e il finale, lo colloco facendo restare completamente tutto ben teso. A questo punto ruoto il disco di Eva e avvolgo su finale e trave insieme, fino a che non mi ritrovo a portata di mano l'altro finale. Effettuerò la medesima operazione, tenendo presente di tenere il più possibile in tensione. Ruoterò il tutto, anche in questo caso. Chiaramente poi il piombo si porterà sempre più vicino al disco. Tolgo il piombo e fermo il tutto con una spilla sul disco di Eva. Perché effettuare questo avvolgimento della lenza con questo sistema? Perché una volta che poi, quando mi necessita, tolgo lo spillo, la lenza si srotolerà perfettamente tutta. Mi arriva l'amo, stacco, il secondo amo e quindi il terzo. E io ho la lenza perfettamente stesa.